Diamo la parola al dottor Attilio Bernini, caporedattore della rivista italiana di medicina tradizionale cinese, nonché docente della scuola Matteo Ricci e vive e lavora a Bergamo. Prego Attilio. Grazie. In realtà è anche necessario riassumere un po' questo tema, che è vastissimo, perché la ricerca in letteratura su questo tema, ma su qualunque tema della medicina tradizionale cinese, se ben condotta, può essere estremamente vasta e variegata. Ho quindi scelto, dopo aver valutato diverse fonti, da quelle occidentali a quelle possibili, accessibili, direttamente cinesi, di concentrare la mia relazione su alcune tematiche che mi sembrano interessanti in relazione con il tema conduttore del congresso, anche dal punto di vista della scientificità dei lavori e delle relazioni. Le fonti per attingere informazioni sulla pratica della medicina tradizionale cinese in campo reumatologico e riabilitativo sono sia di tipo occidentale, la classica ricerca nei motori di ricerca in letteratura medica, Medline, porta all'attenzione parecchi lavori sia in lingua inglese che in lingua cinese. Molto importante, non sempre recensito da questi motori di ricerca, è l'apporto delle riviste nazionali occidentali di medicina tradizionale cinese o di medicine complementari, che portano spesso anche lavori originali, oltre insieme a lavori provenienti direttamente dalla Cina. E purtroppo c'è una vastissima messe di letteratura prettamente cinese che è molto poco accessibile in quanto scritta in lingua cinese. In Cina esistono centinaia di riviste pubblicate dalle diverse università e scuole di medicina tradizionale cinese, molte con tagli specifici, anche orientate all'integrazione tra la medicina occidentale e cinese, ed è molto difficile accedere a questa mole di lavoro. Un piccolo, modestissimo tentativo che la nostra rivista sta facendo, grazie alla collaborazione anche della Blue Poppy Press, è quello di riportare delle scelte di abstract tradotti direttamente dal cinese all'inglese dai colleghi appunto della Blue Poppy Press e che da un annetto trovate sui numeri della nostra rivista. Questi danno un'idea, che adesso cercherò appunto nella mia relazione anche di illustrarvi per quanto riguarda le malattie reumatologiche, dell'impostazione sia scientifica, sia espositiva che terapeutica che i colleghi cinesi danno ai lavori scientifici. Dal punto di vista della reumatologia, le tematiche più gettonate dalla letteratura medica, soprattutto originale cinese, riguardano l'artrite reumatoide e la gotta, l'osteoporosi, senza trascurare comunque moltissime altre patologie. Io mi soffermerò su queste tre patologie in particolare. Per quanto riguarda l'artrite reumatoide, c'è una notevole uniformità di visione riguardo alla fisiopatologia di questa malattia. Alcune cose le avete sentite anche nella relazione del professor Maciocia questa mattina, in particolare l'importanza della malnutrizione dei canali, della stasi e della creazione di calore e umidità. Prendo come esempio, riguardo all'impostazione scientifica della letteratura, da questo lavoro di Chen Guozhe e collaboratori, che è apparso sulla rivista di medicina cinese dello Shanxi nel 2005, e riguarda un'osservazione del trattamento di 52 casi di artrite reumatoide con un decotto Qingetang. Lo studio è uno studio comparativo a due ali, questo è già molto vicino agli standard che noi oggi in Occidente riteniamo già scientifici. È stato creato in modo randomizzato un gruppo di trattamento e un gruppo di controllo. L'unico punto è che tipo di terapie si vanno a confrontare. In realtà qua sembra che l'interesse non sia tanto quello di confrontare una terapia cinese con una terapia occidentale, ma piuttosto quello di confrontare un decotto che risponde pienamente ai criteri della farmacologia tradizionale cinese, quindi orientato al pattern, quindi orientato al quadro sintomatologico e clinico e personalizzato per paziente, per la presentazione di ogni paziente, con un trattamento più standardizzato, costituito da una patent medicine e da ibuprofene. Quindi qua vi dice già un po' l'ottica che si trova in molti lavori cinesi. I criteri di inclusione sono però di tipo occidentale. Cosa vuol dire? La categoria nosologica della malattia è quella occidentale.
in primis. Questo per che cosa? Come mai gli autori cinesi scelgono di classificare la patologia secondo criteri occidentali per poi testare delle pratiche basate su una nosologia di tipo cinese? Evidentemente perché sta entrando fortemente anche nella cultura medica cinese questa necessità di standardizzazione, di avvicinarsi anche standard della biomedicina per poter validare meglio queste terapie. I criteri di efficacia sono basati sui sintomi e su alcuni parametri di laboratorio, quindi vediamo che anche da questo punto di vista si cerca di avere dei parametri oggettivabili per valutare l'efficacia della terapia. Vedete qui gli risultati di questo specifico studio che danno una maggiore efficacia, nettamente maggiore nel gruppo di trattamento, 92,3% di efficacia complessiva con una grandissima percentuale di guarigioni, di remissioni totali, 61,5%, contro un'efficacia decisamente più modesta dell'altro gruppo. Vi faccio notare anche le differenze numeriche dei due gruppi, ancora siamo un po' indietro riguardo alla precisione dal punto di vista epidemiologico di questi lavori. Importante, in molti lavori viene sottolineato come la terapia medica cinese, soprattutto la farmacologia, abbia degli effetti collaterali molto inferiori rispetto a qualunque altra terapia di tipo occidentale, sia da sola sia inserita in parallelo a trattamenti cinesi. In questo caso, disturbi gastrointestinali sono comparsi in molti più casi del gruppo di controllo, soprattutto se consideriamo la diversità numerica, rispetto al gruppo di trattamento. In più nel gruppo di controllo sono comparse anche vertigini e astenia. Poi quanto questi effetti collaterali siano riferibili all'ibuprofene quanto alla patent medicine, cioè un prodotto fitoterapico preconfezionato e brevettato, non è dato di sapere. Quest'altro studio di Zhou Zixiang sul trattamento di 46 casi di un quadro di artrite reumatoide classico, quindi da ostruzione dovuta a calore e umidità nei vasi Luo, nella fase attiva con questo decotto, l'ho riportato solo per una ragione, che ancora una volta questo è uno studio molto semplice dove viene solo valutata l'efficacia di un decotto, molto semplicemente, ma è riportato perché la tesi finale di questo ricercatore era quella di valutare come un principio terapeutico della fitoterapia cinese molto usato in queste malattie, il Lei Gong Tang, che è il Caulis Triptergi Wilfordi, che non è scevro da effetti collaterali abbastanza importanti a livello sia gastrointestinale che genitale e anche possibilmente causa di leucopenia, abbinato in una formula secondo i criteri della medicina cinese diventa invece molto tollerabile e questi effetti collaterali si riducono quasi del tutto. Questo panorama sull'artrite reumatoide. Sulla osteoporosi ho inserito anche questa patologia nel quadro, anche se non del tutto proprio, comunque nel quadro delle malattie reumatologiche, esistono numerosi studi sull'efficacia della medicina tradizionale cinese, di diverse forme di medicina tradizionale cinese nell'osteoporosi, e questi studi in generale mostrano la possibilità di aumentare la densità ossea e sono condotti soprattutto negli anziani e in donne di età menopausale. A titolo esemplificativo, il lavoro di Zhang Chunyan, il trattamento di 58 casi di osteoporosi postmenopausale col metodo di tonificare il rene e rinforzare le ossa. È stato utilizzato un decotto variato a seconda della prevalenza di deficit di Yin o di Yang del rene o entrambe i tipi di deficit, ma un decotto base con erbe mirate soprattutto a questi due principi terapeutici, tonificare il rene e rinforzare le ossa. I risultati sono molto significativi, soprattutto riguardo al contenuto minerale dell'osso e alla densità ossea. Non c'è un gruppo di controllo, è soltanto uno studio osservazionale. E è stato dato anche un punteggio alla severità dei sintomi e dei segni di deficit del rene, che hanno mostrato un'ulteriore efficacia di questo decotto. Curiosa questo abbinamento di concetti occidentali e concetti cinesi, ho trovato solo in questo studio un tentativo di quantificare anche alcuni aspetti dal punto di vista diagnostico cinese. Interessante anche, come vedete, il tentativo di utilizzare metodi di standardizzazione pur senza lasciare da parte la peculiarità della medicina cinese di cercare di seguire il quadro clinico specifico di ogni paziente, proprio con il concetto che una malattia più rimedi
più malattie un solo rimedio, quindi di orientarsi in base alla presentazione energetica del paziente. Sulla gotta esistono parecchi lavori, ho trovato fra l'altro alcune cose abbastanza interessanti riguardanti la modalità di valutazione dell'efficacia di questi lavori. In questo caso erano confrontati, in questo lavoro di Zhang Ming e Tiao Rong di Shanghai, confrontato un trattamento standard occidentale e una fitoterapia cinese. Viene evidenziata una sostanziale parità di efficacia dei due trattamenti, anche se viene sottolineato ancora qui una diversità di effetti collaterali maggiori nel protocollo occidentale. Zhang Heping confronta un'integrazione tra la medicina tradizionale cinese e la medicina occidentale con la sola medicina tradizionale cinese in questo lavoro del 2005. Il gruppo di trattamento utilizzava un'integrazione di fitoterapia cinese e farmaci occidentali e il gruppo di confronto solo i farmaci occidentali. C'è da dire una cosa, questo è il protocollo di trattamento occidentale, utilizzo nella gotta acuta di penicillina ed esametasone, con un protocollo che poi scala arrivando a un utilizzo di penicillina e indometacina, utilizzato in tutti e due i gruppi di trattamento. In più nel gruppo di trattamento studiato per l'integrazione delle due medicine viene somministrato anche questo decotto complesso con azione sia di nutrizione del sangue del Qi, rinforzo delle ossa e sblocco dei canali collaterali e eliminazione dell'umidità. Vedete farmaci diuretici come Zexie, Zhangzhu, farmaci che agiscono anche sui diverse tipologie presentate dal dolore gottoso, quindi presenza di umidità, calore, ma anche migrazione del dolore una volta in un'articolazione, una volta nell'altra, eccetera. I risultati danno un'efficacia complessiva superiore per il gruppo che integra le due medicine, 93,3% di efficacia contro un 83,3%. Interessante è anche questo lavoro di Simon Baker, un americano, che ha pubblicato su Blue Poppy Online Journal nel 2000 un'analisi di più di 20 articoli cinesi sulla terapia della gotta acuta. La cosa interessante è che ognuno di questi articoli presentava una formula differente, anche se con criteri di formulazione abbastanza simili, tutte corredate da una documentazione di efficacia piuttosto interessante. Questo per dire la difficoltà grossa in questo tipo di ricerca è standardizzare e arrivare al consenso su un tipo di trattamento standard, su delle patent medicine o alcune cose del genere. C'è un tentativo in questo senso nella letteratura cinese, ma siamo ancora molto lontani perché prevale, giustamente da un certo punto di vista, l'idea della personalizzazione del trattamento. Veniamo adesso alla periartrite della spalla, un altro argomento molto trattato nella letteratura sulla reumatologia. In questo caso avete avuto un esempio occidentale, ma sicuramente molto in linea col pensiero della medicina tradizionale cinese, dalla relazione del dottor Romoli. Il trattamento molto spesso è abbinato tra agopuntura e tuina o comunque mobilizzazione, diciamo tecniche di tipo fisioterapico, spesse volte orientate secondo la metodologia del tuina. In questo lavoro di Liao Kuei e Li Danping del 2003 e Suiji del 2003 viene utilizzata questa tecnica, poi i cinesi inventano nomi molto d'effetto tipo mutual motion acupuncture, di fatto si tratta di una di mettere a confronto due diverse tecniche, la prima solo agopuntura, la seconda agopuntura con mobilizzazione articolare attiva da parte del paziente. La cadenza delle sedute era identica, la frequenza delle sedute anche, solo che nel gruppo di trattamento viene punto solo Yan Lin Chen e viene associata alla puntura mobilizzazione durante la stimolazione energica dell'ago, per più cicli alternati a 10 minuti di riposo uno dall'altro per 30-35 minuti di terapia. Nel gruppo di confronto invece è un'agopuntura più classica che vede utilizzati i punti della spalla, di intestino crasso e triplice riscaldatore, di intestino tenue e con solamente le manipolazioni degli aghi per la stessa durata di trattamento. I risultati danno un'efficacia leggermente superiore nel gruppo che abbina la mobilizzazione all'utilizzo di un solo punto, quindi un trattamento più snello e più completo dal punto di vista dell'approccio, diciamo, multidisciplinare alla patologia.
Questo è uno studio esemplificativo perché la maggior parte degli studi sulla periartrite della spalla utilizza l'abbinamento di diverse tecniche, in particolare dell'agopuntura o elettroagopuntura o moxibustione abbinata all'agopuntura con la mobilizzazione e la fisioterapia. In particolare, questo studio evidenzia anche in modo interessante che il gruppo di trattamento, quello che abbinava appunto la mobilizzazione con l'agopuntura, aveva un'efficacia molto più alta del gruppo di confronto dopo il primo trattamento. Vedete, nettamente più alta. Inoltre, anche in questo studio di Meng Qinchan, che abbinava diverse tecniche, agopuntura, moxibustione e coppettazione, viene utilizzata questa tecnica sugli stessi punti sostanziali poco diversi da quelli che abbiamo visto prima e sui punti Ashe, ottiene un'efficacia del 100%. In quest'altro studio viene utilizzata invece solo l'agopuntura su Zhusan Li, stomaco 36. L'interesse di questo studio è che confronta una tecnica tipica di agopuntura associata a mobilizzazione attiva, come quella che abbiamo visto prima, con un trattamento standard di massoterapia Tuina. E analizza i risultati e confronta il solo Tuina con agopuntura e mobilizzazione attiva. L'efficacia è molto superiore nell'abbinamento delle due tecniche, a conferma dell'opinione corrente in Cina su queste terapie. E l'altra cosa interessante è che i pazienti con una periartrite scapolomerale cronica avevano maggiore efficacia dal Tuina che dall'agopuntura. Mentre i pazienti con periartrite scapolomerale recente avevano più giovamento dall'abbinamento dell'agopuntura e della mobilizzazione. Mi avvio alla conclusione. Riguardo alla medicina riabilitativa, siamo un po' agli inizi in un certo senso, anche perché non viene mai vista nella letteratura cinese come una cosa a sé stante rispetto alla terapia delle patologie. Abbiamo avuto una relazione interessante della dottoressa Dantin riguardo alla riabilitazione dall'ictus. Cito solo da questo punto di vista un lavoro di Xiong Zhen del 2004 sull'utilizzo di una combinazione di elettroagopuntura e di microsalassi sui vasi Luo con coppettazione in situazione di prolasso discale, quindi di protrusione del disco intervertebrale. E cito per finire alcuni lavori dei tantissimi che compaiono in letteratura, anche in lingua inglese, riguardo all'utilizzo delle ginnastiche mediche cinesi in situazioni croniche, lavori dai quali hanno preso spunto anche studi importanti come quello presentato questa mattina dal dottor Pippa. Il primo riguarda pazienti cronici con situazioni croniche, e questo è pubblicato su una rivista europea, Archives of Internal Medicine del 2004, e quest'altro lavoro esclusivamente cinese, addirittura su una rivista di medicina dello sport molto quotata, Medicine and Science in Sports and Exercise del 98. Un allenamento di 12 mesi di Tai Chi negli anziani e i suoi effetti sul benessere fisico. Del Tai Chi e delle ginnastiche cinesi viene evidenziato in particolare in questi studi, molti anche occidentali, la provata efficacia nel miglioramento dell'equilibrio, nel miglioramento dello stato generale di benessere e nella prevenzione delle cadute e delle loro conseguenze. Sulla nostra rivista è apparso anche nel 95 un articolo pubblicato nel Journal of Traditional Chinese Medicine del 94 di Ren Xiaochun che analizza diversi trattamenti basati sull'agopuntura, per esempio anche nella cura della paralisi facciale periferica. Anche qui possiamo inserirlo in un discorso riabilitativo in un certo senso. È una patologia che risponde in modo molto soddisfacente a diversi tipi di trattamento e abbiamo una scelta molto vasta che va dall'elettroagopuntura, alla craniopuntura, all'utilizzo del martelletto fior di pruno, moxibustione e altre tecniche. Vi ringrazio per l'attenzione. Do pertanto la parola alla dottoressa Rotolo che parlerà le moderne metodiche di agopuntura in reumatologia, polso caviglia e addominopuntura, indicazione e protocolli terapeutici. Ricordo che la dottoressa Rotolo, insieme al dottor Picozzi, che è autore della relazione, sono esponenti, la dottoressa Grazia Rotolo è presidente, diciamo, direttore dell'associazione
Medicina di Milano. Quest'oggi voglio parlare del polso caviglia e dominopuntura, che sono due metodiche moderne che sempre di più stanno giocando un ruolo importante nel trattamento di molte patologie e fanno parte di quella tendenza a introdurre dei microsistemi ad azione terapeutica. Ognuna delle due metodiche ha una storia particolare. Il polso caviglia ha 30 anni, 35 anni di storia, nasce da un medico neurologo cinese che non conosceva la medicina tradizionale cinese ed è stato poi coadiuvato e rielaborato dalla dottoressa Chao Wenlei dell'Università di Nanchino. In pratica la superficie del corpo viene suddivisa in 6 regioni longitudinali che grosso modo corrispondono alle zone cutanee PB e viene divisa in una parte superiore, in una parte zone superiori e zone inferiori attraverso una linea trasversale che passa dal diaframma, no? Il diaframma, sopra il diaframma è la zona superiore, sotto il diaframma è la zona inferiore. Vedete come queste aree sono differenziate e a ognuna di queste aree corrisponde un punto a livello della caviglia, a livello del polso, a seconda che l'area sia sopra o sotto il diaframma. Vedete i punti, qui si vede anche con l'inserzione del lago, a livello della caviglia, del polso, in realtà non si tratta proprio a livello del polso, ma di due dita sopra la linea del polso. In questo senso c'è stata un'evoluzione di questa tecnica. All'inizio il suo fondatore la misurava in centimetri, faceva 2 centimetri sopra la linea del polso. Il suo fondatore utilizzava di solito l'elettroagopuntura e utilizzava degli aghi differenti. Nel tempo si è affinata, si è sistematizzata la tecnica e attualmente si dice e si pratica a 2 dita dalla linea del polso e a 3 dita dal malleolo a livello della caviglia. I punti sono 3 nella zona yin e 3 nella zona yang in alto, 3 nella zona yin e 3 nella zona yang in basso. In realtà si individua un punto e si inserisce un ago in sede sottocutanea, una tecnica che è un complicata da imparare, ma se una volta imparata è completamente indolore. Inoltre, una cosa importante, non è importante, lo vedremo poi nella discussione eventualmente successiva, non bisogna cercare il DC e gli aghi non vengono stimolati. Questa localizzazione permette, la localizzazione sottocutanea, se fatta correttamente, permette di lasciare in sede l'ago durante la seduta, e questo è banale, ma la cosa più interessante è che è possibile lasciare in sede l'ago più a lungo perché nella posizione sottocutanea non interferisce con i movimenti e quindi non impedisce di essere portato per 24 ore o anche più a lungo. Io ho avuto dei pazienti che hanno tenuto addirittura 15 giorni andando anche al mare, fermato da un cerotto, con una tecnica particolare di piegare il manico del lago perché in questo modo i movimenti del corpo non favoriscono, non fanno sì che la curvatura del manico fa sì che il lago non si sposti dalla sua sede. L'indicazione principale della polso caviglia è il dolore di qualsiasi tipo, sia muscolare che articolare che viscerale che acuto che cronico. Quindi vedete che c'è una gamma molto vasta di applicazioni. In particolare è estremamente
interessante il suo uso nel dolore della spalla, dell'anca e nei dolori irradiati. Inoltre, la particolarità della terapia è che una volta inserito l'ago, immediatamente o quasi immediatamente si ha una riduzione del dolore, una modifica del dolore. Per questo è opportuno sempre cercare i punti dolenti prima dell'inserimento dell'ago e controllare, verificare la modificazione del dolore da pressione ricercato. E l'altra cosa molto interessante è che diminuisce il dolore irradiato. Questo permette di fare una diagnosi e di identificare eventualmente i punti ache, punti dolenti, che diventano punti perché sono sedi di dolore, che sono anche il punto in cui evidentemente l'energia sta ristagnando, a volte il sangue che ristagna, ma comunque c'ha questo ristagno. E quindi in seconda battuta eventualmente trattare con altre tecniche il punto ache che si è identificato. La difficoltà, no, in realtà è nella scelta dei punti da trattare, nel senso che occorre studiare molto bene la cartina del corpo e valutare per ogni punto la linea di azione e su questa base fare la scelta. Questo per esempio è evidente, lo vedremo per esempio per la spalla, no? In cui se guardate la spalla è per gran parte sotto la zona 5 e quindi si userà il punto dell'alto 5 che lavora su tutta la spalla, ma se il dolore è più anteriorizzato in questa zona 4, per esempio, no, lì dove è nero, si utilizzerà il punto 4 e il punto 5. Vedete che la zona 5 copre non solo la spalla, ma anche tutta la scapola e tutta la parte laterale del collo, e quindi è molto importante una delle cose che si verifica immediatamente mettendola per 5, cioè il punto dell'alto numero 5, è una distensione di tutta la muscolatura contratta delle spalle. E questo, per esempio, è uno dei motivi per cui la per 5 può essere un punto non solo per il dolore della spalla, quindi non solo rispetto alle forme reumatiche piuttosto che articolari, muscolari, eccetera, della spalla, ma anche per quelle contratture da tensione, da stress, che caratterizzano moltissimi dei nostri pazienti, che arrivano durissimi, no? La per 5 ha questa funzione importante di rilassare quest'area. Vedete come i punti dell'alto e del basso coincidono, è un punto d'ingresso, ma in realtà la cosa importante è nell'identificare la giusta posizione, perché identificando la giusta posizione, introducendo l'ago nel sottocutaneo, si percorre una linea. Quindi più che un punto è la stimolazione di una linea. Linea che di solito è in cui l'ago viene di solito introdotto in senso centripeto, tranne nelle patologie delle estremità, in cui invece si fa l'inverso. In questo caso, ovviamente, il punto non sarà a due dita dalla linea del polso, di flessione del polso, ma sarà a due dita più la lunghezza dell'ago, no? E si arriva con l'ago a livello delle due dita. Non so se sono stata chiara, spero di sì. No, vabbè, comunque adesso poi casomai lo spieghiamo. Nel senso che se noi vogliamo trattare delle cose che sono lontano, no, verso il centro, metteremo l'ago a due dita diretto verso il centro. Nei casi in cui la patologia sia soprattutto a livello invece delle mani o dei piedi, allora potrà essere importante trattare in direzione centrifuga, ma a questo punto non si può entrare a due dita, ma bisogna arrivare con l'ago a due dita. L'addominopuntura
addominopuntura è un altro microsistema di agopuntura che è stato approntato dal professor Bao Jo-yun. Mentre l'inventore della polso caviglia era un neurologo distante 2000 miglia dalla medicina cinese, pur essendo cinese, Bao Jo-yun parte da una figura tradizionale che è la tartaruga, in cui il centro che viene riprodotta sulla parete addominale e che ha il centro l'ombelico come suo centro. Il punto reno 8, Shen Chue, è un punto molto importante perché è il punto di comunicazione con l'ancestro, è il punto di comunicazione con le energie della madre, l'ombelico è questo trade union tra l'attualità e la nostra storia. La dominopuntura utilizza alcuni punti di medicina cinese, cioè di agopuntura, classici, che si trovano sui canali principali, e alcuni punti invece nuovi. I punti principali si trovano su Renmai, e quindi attraverso Renmai si lavora anche su Dumai, e quindi sulla piccola circolazione di Renmai e Dumai. C'è poi i punti di canale di Rene, e quindi sul prenatale, il rene come prenatale, e i punti invece di Yanming e di Milza, cioè di stomaco e Milza, di Su Yanming e di Su Tain, attraverso cui si lavora sul Qi postnatale. Ci sono poi una serie di punti extra che sono stati individuati dal dottor Bo, che sono detti Dien, non sono Shu come i punti di agopuntura normali, ma sono detti Dien, e che hanno un'azione specifica e una localizzazione superficiale, e che sono molto importanti soprattutto nel trattamento delle patologie osteoarticolari degli arti. Gli aghi possono essere messi a tre diverse profondità. Una profondità superficiale, che è quella attraverso cui si lavora sui Jin Luo. I Jin sono già più profondi, però sul sistema, diciamo, dei canali. Superficiale vuol dire che è quel tanto che permette all'ago di stare in piedi, quindi molto poco. Poi c'è un'inserzione media che viene utilizzata per quei punti che inviano il Qi negli arti, che permettono la diffusione del Qi negli arti, e un'inserzione profonda che invece permette di lavorare direttamente sugli Zanfu. E in preferenza saranno i punti di Renmai quelli a inserzione profonda, mentre invece i punti di stomaco, che sono quelli che vanno a distribuirsi sugli arti, che portano l'energia sugli arti, vengono trattati a una profondità media, e i punti che corrispondono all'area interessata che stiamo trattando vengono punti estremamente superficiali. La dominopuntura non è dolorosa per niente e non si cerca il DCI, però durante il trattamento si può periodicamente stimolare gli aghi, non cercando il DCI, quindi né con manovre disperdenti né con manovre tonificanti, ma ruotando leggermente il manico dell'ago. È una terapia molto sicura. I cinesi dicono sempre che il dorso è come un foglio sottile e quindi bisogna stare attenti, non bisogna andare troppo in profondità, si possono ledere gli organi interni. L'addome è come un mare e quindi si può andare in profondità senza problemi. È facile da apprendere ed è ripetibile. Occorre semplicemente molta attenzione. Immaginate che questa sia metà tartaruga, no? Il corpo, il cuore della tartaruga era in 8, la testa era in 12, la colonna lombare era in 4, e questa quindi corrisponde a tutta la colonna, ma corrisponde anche a Renmai, che è il trattare lo yin del corpo e trattare l'origine. Abbiamo poi il rene che scorre lateralmente a mezzo zun dalla linea mediana, ha
alcuni punti che fanno parte dell'addominopuntura e sono i punti quindi lateralizzati in qualche modo, no? Quindi il rene 13 sarà l'area di fianco, sul lato interessato non c'è incrociamento, no? Per cui il rene 13 di destra tratta la destra, il rene 13 di sinistra tratta la sinistra e tratterà per esempio la zona paravertebrale lombare. Il rene 17 invece tratterà la zona del torace, la parte alta del torace. Lo stomaco, punto di stomaco, sono dei punti molto importanti perché attraverso questa tartaruga che è rappresentata sul corpo, rappresentano le origini degli arti della tartaruga. Stomaco 24 coincide con la spalla e quindi è l'origine dell'arto superiore, stomaco 26 coincide con l'anca ed è l'origine dell'arto inferiore. Per questo sono punti che vengono punti di solito a una profondità media. E poi ci sono dei punti extra, a parte Milza 15, che è un punto di tutte le articolazioni, voi sapete l'importanza della milza nelle articolazioni. Questi punti sono punti extra che stanno nella somatotopia a rappresentano il ginocchio, il piede e il ginocchio interno, il ginocchio esterno, con una somatotopia molto dettagliata. E la puntura può essere sia singola sul punto che l'azione del punto può essere rafforzata da una puntura a croce piuttosto che una puntura a tre stelle, piuttosto che una puntura, quindi si può rafforzare l'azione su un punto e quindi sull'organo di sulla struttura di riferimento attraverso un aumento degli aghi a questo livello. Di solito l'efficacia dell'addominopuntura si vede già nel corso della prima seduta e il miglioramento poi procede di seduta in seduta. Dal discorso che abbiamo fatto prima, su REN che governa lo IN, REN-MAI che governa lo IN, la milza che governa i muscoli, il rene che governa le ossa, si capisce come l'utilizzo di addominopuntura significa andare a lavorare sul bene. Che cosa tratta l'addominopuntura? Cosa riesce meglio trattare con l'addominopuntura? Proprio perché tratta il ben piuttosto che il biao, se il polso caviglia era una terapia del biao, l'addominopuntura è una terapia del ben e dunque rispondono molto bene tutti i problemi cronici, le malattie di lunga durata, difficili, ostinate, persistenti, le malattie in pazienti anziani, cioè in tutti i casi in cui c'è vuoto di C e vuoto di IN. Per cui risulta particolarmente efficace nella reumatologia, anche se non tratta solo questi aspetti. Abbiamo visto stamattina per esempio il trattamento degli ictus, se le sequele dell'ictus fino nei primi sei mesi vengono trattate con grande efficacia con la craniopuntura, dopo i sei mesi la craniopuntura perde di efficacia e perde di importanza, mentre l'addominopuntura, proprio per questo suo lavoro sulla circolazione ma anche sul consolidare, sul ben, risulta essere molto importante. Noi è circa tre anni che usiamo l'addominopuntura e devo dire che abbiamo avuto degli ottimi risultati, sia nell'ambulatorio della scuola che poi nei nostri ambulatori personali. Perché nel paziente anziano che viene da noi ci dà uno strumento in più, il che non vuol dire che noi utilizziamo solo l'addominopuntura. Non rinunciamo a fare un'agopuntura tradizionale, a fare una diagnosi di canale, a fare un trattamento ad hoc personalizzato nelle varie situazioni, ma soprattutto nelle forme croniche l'addominopuntura risulta essere super efficace. E il polso caviglia può essere di supporto nel
curare le forme anche acute, in particolare acute, ma non solo acute, nel trattamento, grazie al fatto che è possibile mantenere gli aghi a permanenza. E questo ci dà la possibilità di trattare alcune forme difficili in cui è importante il trattare il dolore in continuità, no? Mentre intanto che con gli aghi si sblocca la situazione di stasi, di C e di sangue, si corregge la situazione del canale, al limite avere uno strumento che ha un effetto antalgico e che quindi permette il movimento, e permettendo il movimento abbiamo visto come spesso l'associazione di agopuntura e movimento può essere risolutiva nel aiutare la circolazione del CI e quindi nel superare certe situazioni difficili, risultano molto importanti. Perché qui parliamo di polso caviglia dominopuntura. Se è vero che nella pratica corrente difficilmente usiamo queste tecniche da sole, è vero anche che proprio per la loro semplicità, il fatto che richiedano di imparare una certa manualità, ma in cui non è così importante, non c'è ricerca dell'ottenimento del C, la manualità dell'operatore non è così indispensabile, si possono utilizzare con diagnosi occidentale facendo dei protocolli terapeutici ad hoc. Questo permette in prospettiva di essere uno strumento per cercare, e poi è molto semplice, può essere fatto su grandi numeri di pazienti, utilizzando anche operatori diversi. Questo permette di pensare di fare degli studi validati, importanti. Perché l'agopuntura e gli studi clinici, di là ne stanno parlando e probabilmente stanno dando anche delle risposte, spero, a questi discorsi. È molto difficile in agopuntura impostare degli studi contro placebo, perché il placebo non esiste in agopuntura, non esiste il punto placebo, perché qualsiasi punto, anche fuori meridiano, ha una stimolazione sull'organismo, occasionalmente può agire anche in maniera terapeutica, e quindi il pensare che di fare un cieco, nel senso uno che fa un trattamento e l'altro che fa una cosa a caso, non è produttivo. Inoltre si è visto come in alcuni casi si è considerato placebo la puntura superficiale in cui non si richiede il DC e invece vera agopuntura, la puntura profonda sul punto di agopuntura. Abbiamo visto... devo invitare a concludere. Scusa, sì. Niente, volevo dire semplicemente questo. Ci sono, voi l'avete lì nei lavori, eccetera. Tenete presente che è uno strumento che è possibile utilizzare. C'è stata una tesi da noi sul trattamento della spalla del dolore da spalla cronica con polso caviglia, in realtà ovviamente col polso, in cui è stato valutato su 25 pazienti e l'efficacia è stata notevole. È stato pubblicato anche sul journal inglese. E la durata del dolore era superiore a un mese, eppure l'efficacia è stata grande. Niente, va bene così. Salve. Buongiorno a tutti e grazie a voi di avermi invitato ancora una volta al vostro convegno. Oggi parleremo della fibromialgia. La fibromialgia è una malattia che si è affermata da poco anche nella medicina occidentale. È una malattia ancora poco conosciuta, ancora forse in cerca di una sua definizione ultima, per cui ho ritenuto utile all'inizio della relazione cercare di spendere qualche diapositiva in più per capire di che cosa stiamo parlando, senza dimenticarmi però di cominciare già fin dall'inizio a vedere i possibili agganci con la medicina cinese. Allora, innanzitutto, qual è la definizione di sindrome fibromialgica?
è quella di dolori diffusi dell'apparato motorio, da prima localizzazione cervicale o lombare, che nel corso di qualche mese o anno divengono ubiquitari. Circa il 90% dei pazienti è di sesso femminile, e questa è già una importante particolarità. C'è aumento di sensibilità alla pressione a determinati punti, che sono detti tender points, perché in inglese il termine tender vuol dire soffice, sì, ma indica anche una certa dolenzia, un certo struggimento, un certo dolore. C'è un complessivo abbassamento della soglia del dolore, che è il sintomo principale, probabilmente, di questa patologia. Ci sono numerosi disturbi neurovegetativi e funzionali a carico dei vari apparati. I pazienti di solito presentano depressione, ansia, instabilità dell'umore, disturbi del sonno, sono spesso astenici, però gli esami ematochimici sono nella norma. E qui arriviamo al primo punto interrogativo. Eziologia sconosciuta. Si sa che ci sono dei fattori aggravanti, ma un conto è dire che ci sono dei fattori aggravanti, un conto è dire che ci sono delle cause. I fattori aggravanti li vedete, sono molti e non sto a leggerveli perché il tutto lascia un po' il tempo che trova. Il decorso. I primi sintomi di solito possono anche avvenire prima, ma cominciano sui 35 anni circa di età e si generalizzano e si diffondono tra i 45 e i 55 anni. E qui apro una prima breve parentesi. Questa è l'età, visto che il 90% delle pazienti sono donne affette da questa malattia, è un'età periclimaterica, per cui sarà un disturbo che colpisce di più le donne, sarà probabilmente un disturbo che in medicina cinese interessa prevalentemente lo yin e il sangue. Messa questa pulce nell'orecchia. L'instaurarsi del quadro patologico completo, dall'instaurarsi del quadro patologico completo alla diagnosi di solito passano circa 7 anni in cui il paziente inanella un certo numero di consultazioni mediche. I pazienti fibromialgici hanno un numero 3 volte maggiore di operazioni chirurgiche rispetto al gruppo di controllo e questo significa che ogni vittima prima o poi trova il suo carnefice. La malattia decorre in fase di mesi o settimane, alternando periodi di remissione parziale o totale ad altri di ricomparsa e intensificazione della sintomatologia. I pazienti passano da momenti di quasi benessere a momenti di profonda sofferenza. Quasi sempre si aggrava questa patologia all'inizio dell'autunno, quando cominciano i primi freddi e le prime mutazioni climatiche un po' importanti. La diagnosi differenziale, come vedete, si pone con tantissimi disturbi, tutto di tipo muscoloscheletrico, reumatologico, e non sto a leggere anche questa volta questo lungo elenco, però si sa che più gli elenchi sono lunghi, meno sono chiare di solito le idee. Infatti la sindrome fibromialgica è tuttora una sindrome, un insieme di sintomi, non è ancora una malattia. La diagnosi differenziale più comune è quella con il dolore miofasciale, cioè con le infiammazioni muscoloscheletriche, e vedremo dopo in una tabella quali sono le principali differenze. Vediamo adesso nell'insieme quali sono i principali sintomi della paziente, perché dicevamo sono quasi tutte donne, che è afflitta da questa sindrome. Dolore alla colonna, alle braccia, alle gambe. Dolore che di solito si intende in medicina cinese come ostruzione della circolazione del qi e del sangue nei meridiani. Presenza di tender point, che potrebbero coincidere con i punti asci, con i punti dolenti e soffici della medicina cinese. Irritabilità nervosa, con ipersensibilità di pelle, olfatto, udito. Questa cosa ci ricorda un po' l'emotività, l'organo del fegato, la stasi di qi. Distimia, ansia, depressione, anche qui siamo in quest'ambito, emicrania, fuga di Yang, cefalea tensiva, stasi di qi, vuoto di sangue, rigidità e mattutina e senso di gonfiore articolare soggettivo nei testi di medicina cinese è un tipico esempio di stasi di qi del fegato. Il paziente si sveglia la mattina stanco, con le ossa rotte, rigido, si muove e sta meglio. L'edema mattutino perioculare delle guance e le dita con ostruzione nasale è visto in medicina cinese e come una stasi di qi e come un problema a carico del polmone.
La tensione mammaria addominale inferiore, specie premestruale, spesso è segno di stasi di C. La stanchezza e lo stordimento, spesso di grado elevato, possono derivare da un deficit di C e sangue oppure da umidità con oppressione. Amnesia e rallentamento ideativo, che vengono detti con un interessante termine inglese, fibro fog, cioè la nebbia mentale della fibromialgia, ricorda un po' certe forme di Tang della medicina cinese, in cui c'è appesantimento e rallentamento ideativo. Il sonno leggero con sogni e risvegli, la stanchezza al risveglio ricordano da un lato il vuoto di sangue, dall'altro le stasi di C. Il meteorismo, i borborigmi, il vomito, la stipsi o diarrea sono suggestivi di un fegato che disturba la milza. Le allergie o polmonite asma suggeriscono invece un deficit di C, di rene come costituzione e anche di altri apparati come il polmone, ad esempio, quando il problema è respiratorio. Il fastidio per il freddo, l'estremità fredda, il fenomeno di Raynaud possono essere segni di un freddo interno, di un vuoto di Yang. La sindrome del tunnel carpale, c'è un edema periferico, quindi c'è una stasi di C, di liquidi, e le vertigini, in questo caso sono vertigini sfumate che possono essere, dipendere o da un vuoto di sangue, oppure anche da un vuoto di rene. Quindi, volendo, vedete che si possono leggere immediatamente certi sintomi rapportati alla medicina cinese. E questo è il motivo per cui ho preferito fare questo lavoro in modo propedeutico a ciò che segue. In ogni caso, quando si affrontano dei quadri sindromici della medicina cinese, della medicina occidentale, è più facile rapportarli alla medicina cinese. Qui vedete un elenco di tender points. Tempo fa, mi ricordo che sui testi era scritto che per fare diagnosi di fibromialgia dovevano essere presenti contemporaneamente almeno 13 tender points. Adesso con l'inflazione sembrano saliti a 18, comunque più o meno dovrebbero essere una cifra che si, dovrebbe essere un numero che si aggira sulla quindicina. La paziente riferisce dolori un po' dappertutto, in certi punti più forti, in certi punti meno forti, e le aree più dolenti non sono sempre le stesse. Qui vedete alcuni punti nei vari distretti corporei che coincidono con punti di agopuntura, poi ovviamente ce ne sono anche alcuni altri. In ogni caso, quando noi abbiamo una paziente sofferente di sindrome fibromialgica, alcuni di questi punti sono tender, quindi dolenti e soffici alla pressione. Possiamo trattarne qualcuno, i più dolenti, ma non sicuramente tutti, e non possiamo ridurre la nostra terapia a un inseguimento dei trigger points nei vari distretti corporei. Quindi anche in questo caso bisogna trattare la radice e non solo la manifestazione. Abbiamo detto che la principale differenziazione si fa con la sindrome miofasciale, quindi col dolore miofasciale. E ci sono delle grosse diversità. Vedete nella sindrome fibromialgica che è predominante nelle femmine, mentre invece la sindrome fasciale dolorosa ha uguale distribuzione in maschi e femmine, in un caso è traumatica, nell'altro è sconosciuta. Poi il dolore acuto muscoloscheletrico è in un'area, l'altra è sempre comunque in tante aree, abbiamo visto circa una quindicina almeno. Nel primo caso ci si sveglia per un dolore acuto, nel secondo caso si dorme male. Nel primo caso abbiamo rigidità mattutina, non abbiamo rigidità mattutina e stanchezza. Nel secondo caso sì, nei tre quarti dei casi, che non è poco. Abbiamo meteoropatia in tutti e due, abbiamo ipersimpaticotonia nel primo caso, fenomeno di Raynaud nel secondo. Come turbe psichiche, il malato con un dolore muscoloscheletrico acuto distrettuale, casomai è depresso per il dolore, mentre invece nel secondo caso paziente spesso ha un habitus depresso, ansioso, nevrastenico, come si diceva una volta. Patologie associate, nella sindrome miofasciale dolorosa, a volte un po' di cefalea tensiva, qualche parestesia. Qui invece abbiamo tutta una serie di disturbi internistici che vedete che sono dovute a problemi di tipo neurovegetativo. Nella prognosi, nel primo caso, disattivando i trigger points o tender point che sia, è buona, nel secondo caso invece le terapie spesso non danno risultati. Infine, vedete che terapie antalgiche e corticosteroidee sono abbastanza inefficaci in entrambi i casi.
l'infiltrazione dà buoni risultati nella sindrome fasciale dolorosa e gli antidepressivi triciclici, tipicamente la metriptilina, ha buoni risultati nella sindrome fibromialgica, ma non nella sindrome miofasciale dolorosa. Quindi, prima differenziazione da fare col paziente tra questi due quadri. C'è qualche analogia, ma sono sicuramente più le differenze. La prognosi è benigna, però nel lungo termine. Il decorso dura spesso più di 15 anni. I sintomi, dopo essere arrivate un'acuzie tra i 45 e i 55 anni, tendono a diminuire. Dopo i 60 anni di solito c'è un maggior benessere. Solo 10 volte su 100 il dolore è insopportabile. Non ci sono evidenti alterazioni articolari di altri organi né limitazione funzionale. Per quello che riguarda la terapia, i farmaci più usati sono i miorilassanti, gli psicofarmaci. Però sono state tentate tante terapie, tra cui vedete anche, questo ci fa piacere, citate in letteratura l'agopuntura. Diciamo che queste terapie alleviano il decorso della sindrome fibromialgica, ma nessuna è in grado di risolverla completamente. Veniamo adesso al motivo per cui siamo qui, cioè alla sindrome fibromialgica in medicina cinese. Alla base, che cosa ci può essere? Ci possono essere problemi costituzionali, stress, superlavoro, tensione emotiva, vita sedentaria, freddo, deficit di C. E si può avere quindi un quadro o di deficit di C o di deficit di sangue del fegato da un lato, cioè un quadro da deficit. Dall'altro si può avere una stasi di C di fegato prevalentemente su base emotiva, che è un quadro da eccesso. Tutto questo porta perifericamente a un'ostruzione della circolazione nei canali, a dolore muscolare cutaneo, intorpidimento, parestesie ed edema cutaneo. In questo caso la sindrome fibromialgica sarebbe una sindrome che si evidenzia a livello dei muscoli e dei tendini, dei canali all'esterno, ma che ha una sua radice ben precisa nell'interno, come vedremo. Il fegato, a mio parere, sta alla base dell'eziopatogenesi della sindrome fibromialgica. Voi sapete che il fegato regola l'armonioso fluire del C, immagazzina e regola il sangue, regola la quantità circolante di sangue, controlla i muscoli e tendini e controlla stomaco e milza, che producono a loro volta il sangue dal cibo e anche assimilano i cibi e i liquidi. Il fegato quindi influisce nella sindrome fibromialgica sia sulla circolazione armoniosa del C, cioè sul buon funzionamento del sistema nervoso autonomo e sulla regolazione dei muscoli dal punto di vista nervoso neurovegetativo, sia sul sangue, cioè sull'aspetto trofico, che distribuisce ovviamente se è in quantità sufficiente. Voi sapete che in medicina cinese esistono tre condizioni importanti: la stasi di C di fegato, la stasi di sangue e il deficit di indirene. Queste condizioni evolvono ed hanno altri quadri clinici. Quindi vedete come la stasi di C di fegato possa dare due quadri clinici, il deficit di sangue dia facilmente vuoto di sangue di fegato, e queste due patologie, vuoto di sangue e vuoto di indirene, sono entrambe in grado di dare vuoto di indirene fegato, a sua volta fuga di Yang, cefalee e via dicendo. Questo a dire che i quadri dell'organo del fegato non sono così distinti, ma si generano a vicenda, passano dall'uno all'altro e quindi non sono valutabili sempre in modo così separato. Il deficit di yin e sangue poi ha dei sintomi comuni, che sono quello che vedete: aspetto emaciato, astenia, vertigini, amnesia, ansia, insonnia, sogni, palpitazioni, oligoemenorrea, lingua con patina scarsa e polso fine. Però ci sono anche dei sintomi tipici del vuoto di yin e sintomi tipici del vuoto di sangue. Nel vuoto di yin i sintomi sono prevalentemente notturni e prevale il calore con le sue manifestazioni e la secchezza, la lingua è rossa, spellata, il polso è rapido. Nel vuoto di sangue abbiamo invece un colorito pallido, una carnagione avvizzita, il turbe del viso in particolare,
l'astenia ancora più pronunciata, la lingua è pallida e i sintomi sono più diurni, cioè quando il sangue deve sostenere l'attività. Quindi, se abbiamo detto che alla base della sindrome fibromialgica c'è da un lato un vuoto, una stasi di C, e dall'altro un vuoto di IN, il vuoto di IN e il vuoto di sangue sono un po' un tutt'uno, per cui nelle pazienti i sintomi possono essere abbastanza misti, anche perché in gran parte sono gli stessi. Come vedete, il vuoto di IN e di sangue interessa tutti gli organi. Adesso qua non sto ad entrare nei particolari, però interessando tutti gli organi può dare quei sintomi che abbiamo elencato prima e discusso nei dettagli riferendoli ai vari organi. Per cui il quadro che noi abbiamo nella sindrome fibromialgica da vuoto è quello di un vuoto di IN e di sangue con sintomi misti, a volte prevale il vuoto di sangue, a volte il vuoto di IN, con sintomi anche a carico di tutti gli altri distretti, perché non potrebbe essere altrimenti. L'aspetto da eccesso della sindrome fibromialgica riguarda invece la stasi di C di fegato, soprattutto, abbiamo detto, no? Anche la stasi di C di fegato dà origine a altri quadri clinici. Può virare, può dare del TAN perché i liquidi si ammassano e il TAN può dare TAN fuoco. Può portare a stasi di sangue, in questo caso, quindi dolori molto acuti, trafittivi e lancinanti, come sono spesso a carico dei punti tender. Può evolvere verso il discorso fuoco, allora cefalee, ma anche attacco ad altri apparati o turbe dell'umore con forte agitazione. Può dare problemi gastroenterici, l'immagine del fegato che invade la milza. Può dare il fuoco di fegato deficit di IN e a sua volta questo può favorire lo scatenarsi di altre patologie. Quindi in pratica, a mio parere, consultando ovviamente i libri cinesi che parlano di questi problemi muscolari, alla base della sindrome fibromialgica vi è un problema di nutrimento dei muscoli che dipende dal fegato, in cui quando c'è un vuoto di IN e sangue, quando c'è un eccesso, c'è una stasi di C di fegato, questi due quadri evolvono come abbiamo visto. Fatte queste considerazioni, velocemente cerchiamo di proporre un protocollo terapeutico di base. Abbiamo quindi il vuoto di sangue di fegato, abbiamo il deficit di IN di fegato e rene e abbiamo la stasi di C di fegato. Quindi abbiamo i due vuoti, che poi è un vuoto solo, come abbiamo visto, ma che si può vedere o più verso il vuoto di sangue con pallore e debolezza o più verso il vuoto di IN con calore e agitazione. Abbiamo visto che il suo massimo, la sindrome fibromialgica, lo raggiunge tra i 45 e i 55 anni, cioè nel periodo climaterico. E proprio questo deficit di IN di fegato e rene è caratteristico di questa età della donna. Quindi i quadri sono tre, due da deficit, che poi sono uno, e uno da eccesso, e i punti comuni per trattare questi tre quadri possono essere questi. Perché? Allora, il 3 di fegato sia regola il fluire del C del fegato, sia nutre lo IN e il sangue del fegato. Il 6 di milza nutre lo IN, però regola i tre meridiani IN della gamba e quindi agisce anche sulla stasi di C di fegato e contemporaneamente sull'apparato digerente. 34 di vescica biliare, Yan Lin Chuan, è il punto di riunione, il punto Hui dei tendini e dei muscoli correlato tramite la vescica biliare al fegato, non a caso, proprio perché il fegato regola i muscoli. 20 di vescica biliare, un punto importantissimo in tutte le contratture della parte alta del corpo, del collo, della nuca, nel cervico dorsalgie, e un punto 20, un punto comunque di vescica biliare, quindi correlato al fegato, e infine gli ascii points più dolenti, quindi 2, 3, 4, ma non di più, perché, ripeto, non si tratta di inseguire i punti tender, ma di disattivarli, se possibile, a distanza, agendo sulle cause, che sono le tre che vedete. Nei due deficit, il 4 di Renmai, che nutre lo IN e il sangue, a partire dal rene, è sicuramente utile. Il 7 di cuore aiuta sia per l'insonnia, che per l'ansia, che per l'agitazione. Nel caso di vuoto di sangue di fegato, si nutre il sangue del fegato con l'otto di fegato e lo shu di fegato. Si usa geshu, che è il punto ui, il punto influente del sangue. Si usa il 36 di stomaco, che combinato con il 6 di milza nutre il CIE sangue. E si usa il 20 di vescica, che è lo shu della milza, per lo stesso motivo. Quando abbiamo invece un vuoto di IN di fegato e rene, ci si concentra anche sul rene.
sedi rene, il punto più importante per rinforzarlo in del rene, specie in età periclimaterica. 2 di rene a Rangoon, un punto di vampato, un punto di calore da vuoto di rene, e il 14 di vaso governatore, Dazui sotto la settima cervicale, è un punto che drena gli eccessi eventuali che salgono all'alto a partire dal rene. Nella stasi di C di fegato è invece utile unire al 3 di fegato nei guan 6 di ministro di cuore, che ristabilisce la circolazione corretta del C nei jiao superiori e medio, allentando quindi la tensione a livello del petto ma anche del torace superiore, anche un'azione ansiolitica e favorisce il sonno. Il 6 di Renmai, CI, è il punto principale per regolare il C a livello dell'addome in tutto il corpo, quindi per i sintomi gastroenterici, che in questo caso sono veramente tanti, a partire dal colon irritabile, è assai indicato. Col 12 di Renmai e Shanzong, Zhongwan, e il 17 di Renmai e Shanzong si regolano invece il jiao superiore e medio. Evidentemente ogni paziente ha le sue particolarità, questo non vuole essere che una proposta per approcciare il problema. E come mia tradizione finisco dicendo che cosa dice la letteratura internazionale riguardo al trattamento dell'agopuntura nella sindrome fibromialgica, facendo poi alla fine i dovuti commenti. Digitando in Medline acupuncture and fibromialgia, vengono fuori 54 lavori che trattano di agopuntura e questa malattia, però non tutti di agopuntura. Alcuni lavori trattano della medicina non convenzionale nel trattamento della fibromialgia e quindi anche dell'agopuntura. In realtà i lavori che parlano di agopuntura sono molti meno. Però 33 di questi lavori sono stati pubblicati oltre il 2000 e questo dimostra il crescente interesse verso questa malattia trattata in qualsiasi modo. 4 sono lavori randomizzati e controllati di agopuntura. Poi ci sono 31 review su tutte le medicine non convenzionali e una meta-analisi sulle medicine non convenzionali, sempre sulla fibromialgia. Vediamo un primo lavoro, molto velocemente. Questo è recentissimo, guardate, del 2006, marzo-aprile. 21 pazienti trattate, 17 punti utilizzati, 8 settimane di agopuntura. Trattamento bisettimanale riducono i sintomi della sindrome fibromialgica. La diagnosi è stata fatta con questo questionario specifico per la fibromialgia rispetto al controllo. Il miglioramento è significativo nella soglia del dolore in 5 tender points bilaterali, che non è poco. Il miglioramento complessivo però non è solo dei tender points, cioè del dolore, ma anche di tutti gli altri sintomi che abbiamo visto non essere meno importanti, tra cui la depressione. Nei pazienti affetti da sindrome fibromialgica si assiste a un aumento del flusso sanguigno a livello del tessuto muscolare, significativamente maggiore rispetto ai gruppi di controllo. Sono addirittura 3 studi che ci dicono questo. Vedete, 2004, 2000, 1999, quindi si riesce veramente a modificare l'afflusso di sangue nei muscoli. In effetti c'è davvero un vuoto di sangue nei muscoli, c'è davvero una contrattura, una stasi di C a livello dei muscoli. La medicina cinese è sempre poi molto vicina alla realtà, che descrive con altre parole ma in modo efficace. Vi ricordo che la storica Consensus Conference degli NIH si espresse favorevolmente anche nei confronti della fibromialgia trattata con l'agopuntura, dicendo che l'agopuntura poteva essere un buon trattamento complementare alle terapie convenzionali per la fibromialgia. E alcune review presenti in letteratura che ho consultato traggono conclusioni assai positive, quindi direi che c'è un consenso abbastanza generalizzato. Però ci sono 2 trials che traggono conclusioni negative. Io ve ne presento uno. A Sefi, 2005, uno studio randomizzato sull'agopuntura comparata con la sham agopuntura e altre tecniche nella fibromialgia. Qui hanno preso 100 pazienti e li hanno divisi in 4 gruppi, dei quali uno di vera agopuntura
esercitata da 8 non specificati US, perché fatto in America, trained and licensed acupuncturist, che conclude che l'agopuntura non è meglio dell'agopuntura finta per togliere il dolore dalla fibromialgia. Allora, qui abbiamo detto 4 gruppi. Abbiamo a sinistra, come vedete, i punti usati per la fibromialgia. Poi vedete lo sham in mezzo, poi l'agopuntura simulata in cui si faceva finta di mettere un ago. Come? Inviterei a concludere. Perché sì, ho concluso l'ultima diapositiva. Si faceva finta di mettere un ago dentro la guida. E un'ultima invece questi qua in seconda posizione sono dei punti placebo. Come potete notare, nei punti per il vero trattamento della fibromialgia praticamente non ce n'è nessuno di quelli che vi ho proposto all'interno del protocollo terapeutico prima illustrato. In compenso c'è tutta una serie di punti di vescica che non coincidono, che sì, d'accordo, trattano gli organi interni ma in modo molto specifico. E vedete che anche gli altri punti a sinistra non sono un granché. Quindi, mio parere, molto modestamente, ma comunque il mio parere è che come trattamento per la fibromialgia questo fosse abbastanza inadeguato e per questo motivo non vedo perché dovrebbe funzionare meglio rispetto agli altri. E ancora una volta ci troviamo di fronte a una letteratura scientifica che può essere contraria all'agopuntura, però senza fare dell'agopuntura vera e propria. Le conclusioni quindi quali sono? Che l'agopuntura, se praticata correttamente, cioè considerando il quadro clinico individuale e la sua evoluzione, può arrecare considerevoli benefici ai pazienti affetti da sindrome fibromialgica. Pazienti che, come ho detto all'inizio, continuano a girare medici, ospedali, a subire mutilazioni, a essere anche incompresi perché spesso passano per malati immaginari. Questi malati, se l'agopuntore è in grado di seguirli bene perché conosce questa malattia e perché sa come affrontarla dal punto di vista della medicina cinese, possono veramente trovare la soluzione dei loro problemi. Grazie.